Appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Un grande benvenuto a tutti gli amici da casa, Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti a raccontarvi questo match. Se vi piace il calcio francese, sui canali EA Sports c'è la Ligue 1 Uber Eats. Il match vede di fronte Strasburgo e Paris Saint-Germain. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparato i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Il Paris Saint-Germain fin qui ha ottenuto il maggior numero di punti fuori casa dell'intero campionato. Hanno portato a casa 10 vittorie su 15 gare disputate, dimostrando di non avvertire troppo la mancanza del proprio pubblico lontano dalle mura amiche. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Adottano il rombo di centrocampo con questo 4-4-2 abbastanza classico. Modulo che prevede un mediano schierato a protezione della difesa e un rifinitore, un trequartista, a supporto delle due punte. Uno sguardo all'11 di partenza del Paris. L'allenatore ha deciso di schierare in campo la propria squadra oggi col classico 4-3-3. Il tridente composto da una punta centrale e da due esterni offensivi che di solito partono larghi per accentrarsi e dare la conclusione o puntano verso il fondo per crossare in mezzo. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Angel Di Maria, Marco Verratti, Neymar, Paris Saint-Germain prova a spingersi in avanti, errore di Neymar qui. Possesso perso. Difficile trovare un avversario in grado di mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain, quello di oggi non sembra possa creare grandi problemi. Così sembrerebbe, almeno sulla carta, ma le partite, come sai, poi vanno vinte sul campo. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Sissoko. Buon movimento di squadra. Il difensore è un muro su questo tiro. Devono sfruttare i calci piazzati. Non so quante altre occasioni avranno oggi. Occhio al pallone in mezzo. Allontana bene il difensore. Florenzi. Angel Di Maria. Lancio lungo per Mbappé. Crossa in area dove però non ci sono compagni. Paris Saint-Germain recupera il pallone. Icardi. Occhio all'uno contro uno. Passaggio impreciso, palla in fallo laterale.
recupera un pallone pericoloso qui. Occhio a Verratti. Controlla Di Maria. Intervento ruvido ma corretto. Buono il recupero del Paris Saint-Germain. Mbappé! Icardi! Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Occhio al cross in mezzo. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Un piccolo passaggio a vuoto anche per un giocatore della qualità del talento di Di Maria che fin qui non ha inciso. Ha concluso poco e male verso la porta, anche così si spiega il risultato che sta maturando. C'è bisogno delle sue invenzioni, dei suoi gol per sbloccarla e puntare al successo. Calcio d'angolo corto. Verratti! Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Erano i favoriti alla vigilia, in cui però non sono riusciti a imporre il loro gioco, la loro maggiore qualità. Basta dare un'occhiata alle statistiche sui tiri, al di là dei meriti degli avversari, stanno facendo troppo poco per vincere. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Attenzione ai Icardi. Attenta qui la lettura del difensore. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Lo supera benissimo. Portiere grande protagonista con un intervento che salva il risultato. Era sfuggito alla guardia dei difensori ma non aveva fatto i conti col portiere. Il corner di Neymar in mezzo, ci pensa lui a spazzare via. Di testa concede il fallo laterale. Occhio al traversone. Vediamo cosa inventa ora. Traversone controllato dal difensore. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Questo è il pallone giusto. La sblocca la squadra che stava onestamente giocando meglio. Stavano attaccando già da un po', era solo questione di tempo. Il tecnico è fuori di sé per questo gol, eh? Dalle immagini si capisce il motivo. Disimpegno errato della difesa che ha regalato palla agli avversari. Disattenzione pagata cara. Vittore Paris Saint-Germain. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi 1-0 alla fine della prima frazione. Non ci sono state sicuramente... Secondo tempo che comincia col Paris Saint-Germain in vantaggio. Neymar. Kane. Occhio a Neymar. Attacca il Paris Saint-Germain. Palla schizza via dopo il contrasto. C'è spazio, occasione. Può essere pericoloso. Palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. Pallone in gioco, attenzione. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. Aveva fatto tutto bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Questione di centimetri. Peccato, perché da lì avrebbe potuto concludere in gol. Pallone regalato qui dal Paris Saint-Germain. Buona qui la verticalizzazione. Palla lunga sul secondo palo. Bravo qui nell'interrompere tutto. Verratti. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero.
Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Occasione! Mbappé! Si immola il difensore. Sono già avanti di un gol, vedremo se sfrutteranno al meglio questo tiro dalla bandierina. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Il numero 17, Jean-Ritter Bellegarde. A sa place, il numero 11, Dimitri Lienard. Changement per il Paris Saint-Germain. Sort du terrain, il numero 8. Cross verso il centro dell'area. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Lancio lungo per Mbappé. Determinante il difensore qui. Occhio a Neymar. Sissoko. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di buttare subito verso la porta. Gioco fermo, c'è fuori gioco. Grande chiamata dell'assistente, non era facile in diretta, ha interrotto una buona occasione da gol. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Remplacé par il numero 12, Rafinha. Marco Verratti. Tocco per Idrissa Gueye. Palla per Gueye. Verratti. Mette in movimento Ken. Si beve il difensore. Grosso errore in fase di marcatura. Ha perso il pallone. Thomasson. L'appoggio su Ken. Può metterla da lì. Paria, segno e adesso due gol di vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Sissoko. Thomasson. C'è il recupero del pallone. Mbappé. Parik prova a spingersi in avanti. Idrissa Gueye. La gioca Mbappé. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Occhio perché ci sarà un cambio. Il numero 26, Adrien Thomasson. Son remplaçant, le numero 8, Maja Guaris. Palla verso il centro dell'area. E il difensore sulla linea, salva. Al posto giusto, nel momento giusto. Ha letteralmente salvato la propria porta, impedendo al pallone di varcare la linea. Marco Verratti.
Paris Saint-Germain prova a spingersi in avanti. Il Paris regala palla agli avversari. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Sissoko allontana bene il difensore. Quarto uomo, esibisce la lavagna. 3 minuti di recupero. Occhio al contropiede. Con questa palla punta la porta. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Mbappé. Fischia 3 volte l'arbitro e c'è la delusione per i padroni di casa per questo KO. Hanno offerto una prestazione meno brillante del solito, eh sì. In altre occasioni sarebbe bastato loro poco per trasformare questa sconfitta in almeno un pareggio. Oggi però non ce l'hanno fatta, no.